preso atto della mia asserita incompatibilità a parlare d'arte, a fare conferenze, a presentare mostre, a presentare artisti, che io non ritengo incompatibile, ma prendo atto che quella incompatibilità è stata identificata come se fosse una professione presentare libri. Io presento la conferenza che ho fatto oggi, sarebbe stata incompatibile. Parlare di Michelangelo è incompatibile con essere sottosegretario della cultura. Se questo è, lo verificherà magari un altro tribunale, ma in questo momento io preferisco essere libero di parlare quando voglio e come voglio di Michelangelo, di Dante, di Niccolò dell'Arca e non fare il sottosegretario, che diventa una forma di strettoia o di limitazione di prerogative fondamentali garantite dall'articolo 21, che dice che ognuno si può esprimere con la parola, con lo scritto, in qualunque mezzo ritenga opportuno.